a tutti ragazzi, in questo video siamo finalmente tornati a fare video dopo 3 mesi di assenza. Non lo occupate, non muoio. Comunque siamo su Master 2 con Antonino, come avete visto dalla schermata. Buongiorno, buonasera in realtà, buon pomeriggio, buonasera, vabbè. No, dipende da quando vedete il video, perché noi stiamo registrando ieri sera, poi noi non possiamo sapere a che ora voi fate il video, quindi diciamo buonasera perché è sera in questo momento. Io, allora, questo da qua, ho già scritto nella schermata, quindi non lo dirò. Aspetta, faccio parlare prima Antonino, vai. Io sto utilizzando un bel deck eroi, eroi in generale, quindi non solo eroi elementali oppure eroi velati, eroi mascherati, sì. Un po' gli eroi in generale. Perché una volta il deck eroi erano diversi, ora invece su questo gioco li hanno letteralmente uniti insieme e hanno creato un abominio, ma non un abominio in senso brutto, ma un abominio in senso che è rotto. Sia il deck che, cioè il deck intendo, che il deck è troppo forte. Ovviamente. Intanto, se vuoi, per far vedere una cosa, fai vedere nel video che premi il mio coniglio. E guarda che fatto coniglio. Non posso coniglio da PlayStation. Non si può fare dalla PlayStation. No, non puoi farlo. Lo fa sul telefono e computer. Ma non lo sapevo. Si teletrasporta in un diventa tutto d'erba e poi ritorna normale, bellissimo. Io parto con il mio solitario, intanto. Vedendo che mi metti un negate, dovrei fare già qualcosa. Ragazzi, se guardate questo effetto, se te già mettete in pausa. Poi con questa, quindi, poi con questa si mostra che lui, no, aspetta, vi spiego, usiamo questa, ok, mi capito cosa voglio fare, poi usiamo questa, insieme a questa, e questa, intendevo, e avete già capito cosa fare, cosa sto facendo, perché adesso non lo posso dire, perché sono Antonino, si è usato tutta la mia tattica, mi spero che lui... Intanto abbiamo usato una bellissima legge oscura, e termino il turno. Spero che voi siate intenditori e abbiate capito. Vediamo Pasquale che vuole fare. Perché la cubica è molto utile come inizio turno, più o meno. Cioè, tenerla là è sempre meglio che non tenerla. Comunque. Poi evochiamo Dusa. Comunque non è niente di strano per ora. Mettiamo il suo effetto, prendiamo una carta cubica dal deck e buttiamo al cimitero e ne butteremo Calma Cubico, perché Calma Cubico è una delle carte più utili da buttare al cimitero. Data, perché è Natale? Che è successo? Ah cazzo, non ho letto l'effetto, cazzo, abbiamo sprecato un calma cubico, ragazzi. Fa niente. Sentiamo questo. Spero che Antonio non si incazzi troppo per questo che, quello che sto per fare. Ah, tanto ci ha capito qual è. No, il Kaiju no, però. Non ho il Kaiju in questo deck. Pure se Harry l'hai fatto, non è che l'hai fatto un merdoso. L'hai fatto pure forte per avere poco attacco, sto coso di merda. Usiamo questo effetto. Dang. Vuoi pure che venga a casa tua e ti porto 50 euro? No, non lo so, poi. Se vuoi, cioè, questa carta cosa fai? Non le usi? Che fa questa cosa? Non usiamo questo effetto, non so cosa faccio, ma lo usiamo. Ah, lo devo usare prima, vabbè, fa niente. Lo fa un po' più di danno, ma fa niente. Vabbè, torna a 2000, 2002. Però rimane 3002, questa è la cosa più bella. E sono 3.000 a cazzo. Andre, tu credi nel cuore delle carte? Sì, ovvio. Adesso mi hai una carta tantissima e mi risolto qualsiasi cosa. Oh, l'avevo detto! Anch'io, appena pescato Stratos, credo un sacco nel cuore delle carte. No, ma il cuore delle carte si sa perché nel cuore delle carte, Antonino. Mi insegna il grande Yugi, il grande Yami Yugi, anzi, il faraone.
Faraone del Paso del Millennio ti insegna che, il cuore delle, che ogni carta ha una sua anima, e bisogna chiedere il cuore delle carte. Infatti, Yugi non ha quasi mai perso un duello. Quasi, perché comunque, quel duello possiamo dire che l'ha perso. Comunque, vero Antonino? I duelli lui sì, alcuni ne ha persi. Però i più importanti li ha quasi Ne sempre ha vinto. vinti. Cioè, ha vinto tipo il 90% dei duelli che ha fatto, ma forse anche di più del 90%. No, dei duelli importanti che ha fatto li vinti tutti. Devo in generale, adesso intendevo. Farei così. Nuovo. Vabbè, io ragazzi, io sarei zitto, ovviamente che ci vediamo questa bellissima combo di Antonio che durerà 15 minuti. Faccio più danno con questa, no, con l'altra. Quindi rimango così. Ma me la sono giocata un po' male, però non avevo tantissimo, quindi. Mi sa che la combo di Antonino quasi è conclusa. Vediamo cosa posso fare. Se riesco qualcosa di utile. Cos'è sto coso? Non so cos'è. Ah, il protocollo cubico, ok. No, che cazzo era la carta che avevo in mano, minchia. Io secondo me conosco bene questo deck, anche. Ma che cazzo di carta avevo in mano? Vediamo questo effetto, non so cosa faccio. Cosa mi serve. Ah! Voglio fare così. Nel caso, può sempre essere utile con nell'altro quell'effetto. Che non so che cazzo faccia, però. Allora, questa è l'unica cosa che potevo fare, Antonio. Turno suo. Turno mio, devo credere nel cuore delle carte al massimo. Dovevo chiederci prima, però. Ah, no, scusa. Ah, cazzo, devo mettere questa carta qua, devo fare niente. La tua prossimo turno. Anto! Ti ricordi quando una volta c'erano i gentleman, i quattro gentleman? Maurizio, Thomas, Danny e Yugi. Sì, Anto. Ma che cosa è con la tua risposta? Sì, lo so che sono ritornati. Ah, ok. Il quarto gentleman. Tu non sai che cosa ha fatto il mio compagno di classe. Questo mettono fuori nome per la sua privacy. Però tipo, ha creato una. Se qualcuno vuole andare a seguire comunque può andare. Su Instagram ha fatto. Cioè, non so se l'ha fatto già oppure vuole solamente farlo, ma. Aspetta, scusa se ti blocco un attimo, ma sto evocando una delle carte più sbloccate del gioco, Ok. cioè Sunrise, Sto dicendo che il grandissima mio carta. compagno, ma non so se l'ha fatto veramente o no, però comunque l'ha fatto. Cioè, non so, cioè, mi ha detto che lo voleva fare, però non so se l'ha già fatto. Crea un account Instagram chiamato Sale Latino Basso Fino, in cui postava solo foto di Sale Fino. La battaglia, comunque tu continui a parlare e io continuo a vincere Sì, perché lo questa so, ho visto. battaglia è giunta al termine. Ho visto. Infatti mi sono apparato per cercarmi di contenere quando avrei perso, che non già sapevo che avrei perso. La partita è finita, io, visto che sono una brava persona e non sono per niente cattiva, ti direi che mi segni un punto. Ok. Ah, ragazzi, qualcuno non lo sapesse, c'è un po' come su Canadian File, fa un po' con Pieric. Se qualcuno lo conosce, ma non so se qualcuno lo conosce tra chi guarda questo video, a parte Antonino, che tanto Antonino lo guarderà sicuramente questo video, vero Anto? Dicendo che chi non sapesse, facciamo come Fieric e Nenfai, qui sono Nenfai e Antonino e Fieric, cioè sì, io perdo, lui vince, finché non vinco una volta io. E il mio No, non avversario è è che, questo no, non è deck. che chi,
se vinci una volta tu, perché vincerai, non ho un deck così tanto Ah beh, OP. sì, comunque io col deck cubico, te col deck eroe. Però io conterò quante volte su 10 partite quante ne vinco io, quante ne vinci tu, un esempio, ecco. Solamente che comunque sicuramente non arriveremo mai ai livelli delle USP contro Fire, cioè tipo 21 Quello sì, quello. a 1. Cioè, 21 a 1 sarebbe un po' imbarazzante per me. Cioè, Beh, un po' sì, un po' sì. mi sentirei uno scarso. Ma tanto non è che finisce 21 a 1, finisce 190 a 1, non è che. Madonna! Tanto non devo trovare un cazzo, quindi posso dire tutto quello che voglio. Io intanto non ho ancora bisogno di giocare una carta, poi non so. Guardiamo per. Ragazzi, guardiamo per bene la sua combo. E noi stiamo qua a chillarcela. Mitchelling. Faccio un progetto futuro che non so se arriverà sul canale o no, dipende da cosa deciderà un altro mio collega. Vedremo se arriverà un altro video sul canale oppure no. Questi 3 giorni. Ditemi quando ha finito, signor Antonino. Vorrei capire se devo fare la brava persona o la persona un po' di merda. E farò la persona un po' di Ma merda. Allora, come vuoi? vediamo. Due Blossom stavi pescando subito. Ma facciamo che te ne metto per ultime. Serio? Stavi pescando come prima carta Ash Blossom, come seconda Ash Ah! Blossom. Oh, grazie, Anto! Oh, non volevo pescare Ash Blossom, grazie. L'ho messa per ultima perché ovviamente sono una Ah, bravissima beh, sì, persona. ovvio. Tanto non c'ho 30 da parte delle due Ash Blossom. E lui sono ancora di più una brava persona, ti evocherò lui. Pure. Cosa? Sono una brava persona, ti ho detto. E non vorrei darti il turno, però facciamo che ti do il turno perché. Ai ai ai. E mi muto un attimo intanto. È finito? Ok, grazie. Te l'ho detto di dirmi quando hai finito, guarda, non ho calcolato. Cazzo, ho sbagliato, non dovevo usare. Ah, non ti posso comunque. Sembra un peccato se facessi così. Problema risolto, c'era un attimo un problema tecnico-tattico. Bello. Se non volevo peccato se facessi questo. Il punto a tempo che. Salve! Hello? Oh, io sai fare questo anche. Quindi, Posso dirti che fai guardi politico? questo Ci dovresti Bijan, guardi vergognare. questo karma Cosa dico? cubico e guardi anche l'accensione cubica. Guardale bene. Esiste un altro mostro da poter leggere. Posso dirti che ti dovresti vergognare e che sei uno schifo? Cosa? Ricalcio? Perché fai un po' schifo, cioè ti dovresti mettere vergogna di quello che fai. Boh, di fare così anche. Non so se funziona, ne usiamo uno perché non so se funziona questa carta. Che la Ma io tosta farei, se sopravvivo ti c'ho. lancerei genchi. Sì. Andiamo, Sopravvivo. Bijam, al cimitero. Peschiamo una carta, ho tolto una carta di merda, perfetto. Ash Blossom per caso? No. Allora è il mostro di livello 4, ne ho viste tutte e 5 le Esatto! due carte, quindi. Antonino, hai indovinato! Sai, te le ho sistemate io le carte, quindi se non è una, è due. Tanto questo turno sopravvive, Antonino, non ti preoccupare. Ma dai, sì, no, perché sopravvivo, so, va bene tutto, però. Sicuramente ti muoiono entrambi i mostri e avrai meno di 3000 life. No, sì, avrai meno di 3000 Ma life avere i point, mostri è forse. Sì. sopravvalutato, non io ti batto con la forza del pensiero. Addirittura. Venga, va bene? Ma tanto bene non mi va, però facciamo finta che mi vada bene. Ma tu sei una cattiva persona, io faccio una cattiva persona.
Che cazzo hai fatto? Ho fatto un bel trucco di magia, solo che me la sono pigliata dando culo perché. Teoria no, se sono questo no, vabbè, questo. Ah, tocca a me, ah, no, non so che tocca a me, scusa. Io questo video lo chiamerei video XXL e farei 10 partite. Ci sta. Non lo so, non so se ti arriva a 10 partite, diventa un po' lungo il video. Appunto, Perché i miei compagni video dicono che la faccio io un po' XXL. troppo lunghi, i miei compagni, non so. So perché, si lamenta perché ho fatto un video troppo lunghi, poi sta un cazzo niente quello. Secondo me 20 minuti non è un video lungo. No, sono tipo quelli di Kingdom Hearts. Quelli di Kingdom Hearts durano 2 ore quasi, quindi sì, sono No, abbastanza lunghi. un'ora, massimo un'ora dura, perché più di un'ora non posso registrare. Perché se no la PlayStation non me lo fa, se non me lo mette. Pescato la carta che tu conosci molto bene. Se tu riesci a farmi 2900 di danno uccidendomi un No, mostro vita. guarda, se avessi tre carte, cioè, avrebbe Nova Crisis. Se avevo Nova Crisis mi avrei già vinto. Mamma mia, il cuore delle carte. Questo che mi serve. Vai, Mask, vai, Blast! Altro che Dragon Ball Legend. Ah, salve Blast. Credo di aver trovato quello che volevo fare. Devo solo capire dove metterlo, questa cosa qua. Bisogna essere gentile, facciamo che ti torni in mano questo. Che senso? Non ho capito. Se devo mettergli i mischi nel mazzo. Tanto che se mi stai mischiando il mazzo. Cos'è che si accende in questo momento? Sarebbe stato Ash Blossom, mi fai giocare? Cosa che hai attivato? Cioè, vabbè, io lo userei, perché non so cosa fa l'effetto. Figa, ma fammi attivare gli effetti e non rompere le palle. No, paura. Niente, che bravo. Ok, insomma, fammi vedere una cosa adesso. Succede? Ah, è morto il mostro, ok. Una cattiva persona, però, eh. Peschiamo. Ok. Io questa però la metterei intanto, perché è sempre utile questa. Non Sai cosa? puoi. Me la neghi. Ok, me la nego. Ah, cos'hai fatto? Spiegami cosa hai fatto su una cosa. Perché non so io. Ah, ok. Ah, mi hai fatto. Cazzo serve quello che ho fatto? Già avete perso la points. Cazzo. Cosa ha servito quello che hai fatto? Non me lo spieghi? Oltre a perderci 500 life points. Non è come pensi, io pensavo andasse al cimitero la carta, Ah, anche qui. non l'hai Era capito. troppo tardi quando ho letto tornare in mano. Ah, no, cazzo, sbagliato questa, vabbè, fa niente. Pensavo me l'avevo in mano. Ah, però se vuoi faccio prima bene comunque. Poi venderei un Bijan, tanto ci trovano 3 di Bijan. Ah, è vero, così te elimino tutto, te elimino, grande. Fatto bene. Ok, adesso io provo a vedere se il mio esperimento ha funzionato.
È inutile che attivo l'effetto, tanto non va. Non posso attaccare! Eh sì, non puoi attaccare perché c'hai il segno di una vita, non puoi neanche attivare gli effetti. In teoria. Infatti. Sì, e anche in pratica. Che palle! Ma che te di merda! Ok, basta sta carta, non ho bisogno. Dai, facciamo così, intanto non mi serve. A me andrebbe bene qualunque carta, tutte tranne Splosson e... Quindi, posso... Carte di merda inutili. Questa carta che è utile, ma non in questo momento. Credo che questa cosa è l'ultima partita, perché siamo già a 22 minuti. Io prendo, boh, credo che questa vada bene. Torna in mano. Ah, io farei... Io farei anche la terza, comunque. Però che si va a tornare in mano, perfetto. No, invece più di questa non si pare, comunque io mostri... Io mostro me dove tenere sul campo, Cioè, vedete in mano, non in campo. Quindi, via così adesso. E quando è che si è sta cosa? Quando è che posso attaccare? Mai. Finché questo ne ho io non puoi fare niente. Dovevo cambio di forma. Attaccare, signor Antonino. Quando il cuore delle carte ti chiama e ti deve dare una mano. E che cosa hai fatto? Cosa hai trovato? Adesso lo so attaccare. Sì. E perché subisci zero di danno? Perché ho l'arma cubico. E quindi? L'arma cubico mi consente. Non subisci danno a combattimento da attacchi che coinvolgono i tuoi mostri cubico. Ce leggi, Antonio? È troppo lungo, ho smesso di leggere 40 anni fa. Sono più 4 righe, Antonino. Non faccio cazzo di righe. Sì, ma è impossibile che il tuo deck si basa solo con il Nova Cremes e basta, cioè se non hai il Nova Cremes hai perso. No, ci sono anche altre carte, però il Nova Cremes è più facile da evocare. Anche perché vedo che hai 9 carte nell'extra deck, non ne hai evocata una. Ma perché su tutte Link... perché non ho tutto l'extra deck. Ho solo il uno di quei... uno di quella cosa, fusione bellissimo, e poi tutte Link. Da 2. Da 4. No cazzo, non mi serve tirare l'effetto, così ho un munizio montabile, cazzo, per le due carte. Cioè, capisci che io sto pescando solo magie che mi sono... Capite che tu non puoi uccidermi in questo momento? Sai che? Sai che tanto io finché non mi uccidi diciamo con una carta... con una... come si chiama? Una carta magia trappola non puoi uccidermi. Sto aspettando di evocare Sunrise, dai tranquillo. Sì, come lo disse... Ah, sì, giusto. Cazzo, oppure Grand Merge, sono pieno di carte che... mi serve una carta, ma a me non esce niente, te lo ripeto, sto pescando Fulmine Tempesta, Rai Genesi, Richiamo Oscuro... Funziona! Perché non puoi? L'ho deciso io. Bella. Ah, un letto. Ok, vediamo cosa riesco a fare. Sperando che riesca a combinare qualcosa di buono, ovviamente. Bella merda. Ragazzi, io non c'ho un cazzo in mano. Dove dovrei avere questo duello? Da bandiera al cimitero bandisco quel tanto ormai.
Azzurri sono anche dall'infinito. Ah, vado la carta che cambia il duello. Ah, La carta! È la carta questa! sicuro. Che mi permette di evocare Sunrise! Ok, quindi cosa vuoi fare con Sunrise? Non ho capito. E di andare finalmente a vincere sto duello. Ah, è vero, sì, hai vinto. Soldato liquido, pesco due carte. Ne scarto una perché mi è inutile. Con Sunrise pesco fusione miracolo. Potessi anche usare, visto che tante mosche c'è all'interno, Cosa? no? Ah no, niente. Cazzo. Allora, tu prima mi hai detto che è grazie a karma cubico, quindi se ti distruggo karma cubico facendo 5 più 5 fa che Ah, fa, che quindi fa hai sbagliato carta. 1942, non muore. Hai sbagliato carta. È la dharma cubico. Era l'altra. Mi spiace, ho sbagliato. Porca troia, rido per non piangere. Che palle, ma come faccio? Non lo so. Tecnicamente è quello perché c'ha un bel. Con dei carte poi dentro un muro insormontabile proprio. Però Vabbè, il adesso lo prossimo so. turno. Minchia, ma pure. Io aspetto dopo il secondo attacco per usare questo effetto, che so me si faccio male danni. Così Il prossimo turno quel cornuto si rimette davanti e mi fa attivare gli effetti o no? no. Però io posso rievocarlo senza levarti il segnalino dal mostro. Fammi pescare, dai, evoca qualcosa. Ma c'è un cazzo il mal, che non so come è. Anche una carta mi va bene. Ecco, poi questa qua vale come un momento speciale, non lo sapesco la carta. Adesso Minchia, ho pescato! è via, c'è un po' di cioè, effetto No, c'è un cubico. problema! Mi sono No! sbagliato. Vabbè, fa niente. Ricordo che No, col mostro non fa pescare, mi scordo sempre. era Tanto, 15 carte da cimitero, mandi merda! Instagram. Ha un 15 carte. Non ci credo, sono un pirla, vabbè. Quindi non muore. No, però posso contattare i segnalini sui tizi. Cioè, esiste che io posso gestire all'infinito così. Perché Niente, non è andato. c'è del coso cubico. No, ho provato ad attivare l'effetto, Non ma non è andato perché appunto parla. si vuole. Pure anche lei non può attaccare. E dura per tutto il tempo che rimane in campo? Sì, no, anche se muore. Porca puttana, Io mi pisci pisco, solo lo in sa. culo. Vai, torno sul campo, Vidam. Capisci che è con una carta R che stai vincendo? No, Cioè vinci carta perché R finisco più le carte. carta SR. O in teoria posso pescare una carta in moto con quell'effetto di merda. Giusto? Giusto il gioco? Vabbè, sì, ma dai, o devo messa a chiamare una carta? Non puoi. Non hai capito che non puoi. Oh, io ci provo, che cazzo vuoi, Che non posso fare come trovato una carta al niente. cimitero per pescare una carta? Ho pescato la stessa identica carta che ho buttato al cimitero. Siamo normali. Ora non l'attivo, tanto che cazzo vuole fare questa merda? Mandare un mostro al cimitero. Cioè, mandare qualcosa al cimitero. Dai, su, vediamo Questa tutto è allora. la pista. Sono carte in mano. Vai, attivati, coso qua. Quanto sta durando sto duello? Uno e due. Siamo al. No, siamo solo al sedicesimo turno, Antonino. Ma perché stanno durando tanto, stavo dicendo. Che cazzo vuoi fare, bastardo? Ah, ho sbagliato, non serve, scusa.
C'è qualcosa al tenere, mi sa. C'è a 14 carte bandite questo. Sì, sì, ho 14, ma non so perché mi sei bloccato, non so mai più niente. Praticamente mi stavo grimace un team di sminchia. E anche devo... Oh, ok, sto no, aspetta. Ok, no. E altro mi sa che sono bloccato. Hai perso? No, adesso... beh, mi rendo perché si è bloccato... Cioè, non si è bloccato. Non devo fare più niente. No, la partita più bella qua è adesso c'è su, non so cosa sto succedendo. Secondo me dura troppo se facciamo la terza, però se vuoi possiamo farla. No, 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 basta, ho detto dopo sto lì, questa cosa. Finita? Io sono piaciuto, però che il video, che il duello infinito e ha messo tanta suspense, proprio finito così. Abbiamo fatto un bellissimo shock così, frustration shock, così proprio tutti quanti scritto frustration shock nei commenti, che tanto lì i ragazzi, c'è dal prossimo video, sempre se ne farò uno entro i 3 mesi, ciao.